considerato da molti un vecchio eremita ignorante, salito al soglio pontificio per mero scherzo del destino e un occulto gioco dei potenti, artefice d'un rifiuto perché sopraffatto da troppa incapacità. Ma chi era veramente Papa Celestino V? Chi era quest'uomo che nel Medioevo osò rinunziare all'abito papale? Era davvero un vile? I tanti miracoli documentati nel processo di canonizzazione che lo ha reso santo, i tanti luoghi da lui edificati, la festa della perdonanza, primo e annuale giubileo della Chiesa Cattolica, raccontano una storia completamente diversa. È tempo di scoprire quest'uomo. È tempo di ascoltare il profondo insegnamento che ha lasciato all'umanità. La moltitudine quasi infinita de genti che correvano con desiderio grande e con gridi facevano istanza di vedere il santo e di avere la sua benedizione. Discese dunque il santo vecchio dal monte e dal luogo di Sant'Onofrio nel monastero di San Spirito. Finalmente si levò in piedi il santo vecchio, alla vista del quale cominciorono tutti a gridare: «Kyrie eleison! Misericordia, Signore!» con pianti e lacrime, perché moltissimi, per tenerezza e compunzione, piangevano dirottamente. Dopo disse la santa messa, finita la quale diede la benedizione solenne al popolo e con la mano, facendo il segno della santa croce, non senza grandi voci e acclamazioni di tanta moltitudine. Questo è il riassunto del racconto dei testimoni. Coloro che c'erano quella domenica del 5 giugno 1293 a Santo Spirito di Sulmona, quando Pietro, quasi ottantenne, celebra l'ultima messa come capo del suo ordine, prima di ritirarsi per l'ultima parte della sua vita. Questa è una delle tante pagine riportate da Lelio Marini nella sua opera Vita et Miracoli di San Pietro del Morrone. Maggio 1630. Si appresta padre Lelio Marini, lodeggiano, abate generale della Congregazione dei Monaci Celestini, a pubblicare ciò che ha raccolto sulla vita e i miracoli di San Pietro del Morrone, già Celestino Papa V. Usciranno perciò a luce universale le meravigliose opere del santo per tanti secoli nelle tenebre dell'ingrato silenzio indegnamente sepolte. Si meraviglia Don Lelio di come sia caduta nell'oblio tra le spire del tempo e dell'indifferenza la vita di un uomo che dalla solitudine dell'eremo riuscirà a coinvolgere a una vita durissima tanti monaci, riuscirà a ridare forza ad un ordine benedettino in discesa. Sarà il mezzo per sanare persone malate nel fisico e nello spirito, perché innumerevoli saranno le testimonianze dei miracoli da lui compiuti. Principalmente mi ha portata luce chiarissima di cose importanti da altri non più notate il processo fatto nell'anno 1306 per ordine di Papa Clemente V
per la canonizzazione di questo santo, nel qual processo furono esaminati più di 320 testimoni degni di fede, tra quali molte persone di grado e stato grande, e prelati e molti discepoli del medesimo santo. Pietro, un uomo che arriva a toccare, dopo una vita più che umile, il soglio pontificio, ha tutt'oggi la posizione di massima autorità e segna e sottolinea questo passaggio con una rinuncia che la storia degli uomini cerca di coprire di viltà per nasconderne l'alto significato spirituale. Certo, avvicinarsi a Pietro, che sia per curiosità o necessità, porta subito a fare delle scelte, a darsi delle risposte. Credere a Dio o all'uomo. Vivere la vita cercando la strada giusta, piena di luce, accettando e superando le avversità che inevitabilmente si incontrano, o lasciarsi prendere dalla materia, dall'autorità, dalla ricchezza, senza distinguere gli inganni dell'oscurità, e farsi prendere dall'orgoglio e dal potere. Io dunque, desiderando di apportar giovamento con la verità, ho anco voluto accertare tutto quello che dovrò dire. Il Medioevo sembrerebbe essere la causa scatenante di una vita così particolare come quella di Pietro. Ma il Medioevo non è solo la location temporale. Sì, gli dà la possibilità di vivere da eremita, fortificarsi con esperienze aspre per i luoghi e le mortificazioni corporali. Ma la battaglia con la forza negativa della non luce dovrebbe essere di tutti gli uomini, se non distratti troppo dalla materia. Questo vuol dire che gli insegnamenti lasciati da Pietro attraversano gli anni, i secoli, e sono per ogni uomo e per ogni tempo, e soprattutto per ogni religione, quando questa si pone come tratto d'unione tra l'uomo e Dio. Si capisce subito che ha un compito divino il piccolo Pietro. Infatti, fanciullo di pochi anni, manda già a memoria precetti e prediche, tanto che la madre, rimasta vedova e con 12 figli, decide di avviarlo intorno ai 5 anni allo studio delle lettere e investe tutti i suoi beni nell'istruzione del piccolo, che effettivamente mostra grande dedizione e profitto. Impara subito a leggere il Salterio e accarezza suavemente con le piccole mani le sacre illustrazioni che si animano ed interagiscono. Maria la Madonna e Giovanni Evangelista, pregando e cantando con lui. Lo racconta alla madre, che non si stupisce, e gli raccomanda di non parlarne con nessuno. Il piccolo è docile e obbediente, e non racconterà neanche che la notte lo circondano gli angeli e gli insegnano come comportarsi. L'anno e il luogo di nascita non sono certi. Don Lelio, nella sua ricostruzione, conferma il 1215 e come luoghi possibili enuncia Isernia, Sant'Angelo Limosano, Sant'Angelo d'Alife, in ogni caso un paese nella zona dell'Italia meridionale che, come il Regno di Napoli, include il Molise e la Campania. Io tengo per certo che Pietro, d'anni 16 in circa, pigliasse l'abito e l'ordine di San Benedetto in qualche monastero più vicino alla sua patria. Vi stette 3 anni
Intanto credo che morisse Maria, sua madre, e egli, vedendo che in quello e altri monasteri di San Benedetto era molto rilassata la disciplina e che dal padre San Benedetto era permessa e comandata la vita anacoritica, cominciò a aver desiderio di ritirarsi a far vita da romita e solitaria con maggior severità di quella claustrale. Avvicinarsi a Dio nel silenzio, nella solitudine. Cercare Dio conoscendo se stesso. Pietro vive questo desiderio con ambascia, perché l'esser solo lo spaventa. Non ha nessun insegnamento sul come si sopravvive da solo in una grotta di montagna. E poi le visioni che da sempre lo accompagnano la notte lo turbano. I demoni che lo aggrediscono sono brutti nell'aspetto e violenti nell'approccio, e quando non sembrano mostri ma donne bellissime, cercano di corromperlo. Perciò cerca un insegnamento per iniziare, ma uomini di tale esperienza nel suo monastero non ce ne sono. Si fa strada nell'animo del giovane la convinzione che a Roma sicuramente troverà consigli e potrà stabilire la conduzione della nuova vita con l'autorità del Papa. Con la benedizione dell'abate, insieme a un compagno che lo lascerà subito, Pietro arriva in un paese chiamato Castel di Sangro. In un monte vicino, viene a sapere dell'esistenza di un uomo che fa vita solitaria. A Pietro non pare vero d'aver già trovato ciò che cerca. Asceso il monte, trova l'eremita. Ma neanche può dirgli chi è e cosa vorrebbe fare. La voce divina, che da sempre lo guida, gli palesa la disonestà dell'uomo. Il divino irromperà costantemente nella vita di Pietro e gli darà prova che gli è stato affidato un compito ben preciso. Sale sul Monte Palleno, supera le prime prove e si trova nella cella abbandonata dall'eremita, dove è rimasto il fuoco acceso, l'acqua e l'invito divino a provare. Fermati e fa prova e vedrai che favori ti farà Dio, che sempre è soave a quelli che l'amano e lo seguono. Si fermò il giovine, ma con molto dubbio e timore. Vegliò egli gran parte della notte in orazione, ma finalmente, aggravato e oppresso dal sonno, cadé in terra e addormossi. Ed ecco, apparve intorno a lui gran turba d'angeli e di beati che, facendo festa e allegrezza, cantavano con lui, e ciascuno d'essi portava purpuree rose in bocca, con le quali rendevano soavissima fragranza. Ed era tanto manifesta e chiara questa visione, che non dormire, ma vegliare gli pareva, in maniera che, risvegliato ancora, sentì quel soave canto per tanto spazio. Allora egli si fermò e stette solo in quel luogo 10 giorni, vivendo in tutto quel tempo con gli 2 pani e i pesci che seco portati aveva, ma sazio e contento per i favori che il Signore gli faceva. Tutto questo
scrisse poi il santo. La natura, usata come il libro più prezioso dal quale apprendere ogni cosa. La natura sfiorata con coscienza rivela le sue leggi e quelle dell'universo e insegna il linguaggio alto e profondo che il mondo dell'uomo tende a dimenticare. Il primo tratto della nuova esperienza solitaria di Pietro è costellato di segni divini che lo nutrono e fortificano, tanto da fargli sopportare l'asprezza della vita e gli attacchi continui e violenti della non luce. Questa battaglia sarà la sua grande palestra di vita, sarà la sua grande istruzione spirituale. Diventa forte Pietro e aumentano le sue capacità e la sua fama. Con l'aiuto di Dio fu sempre egli vittorioso e i demoni, da un giovinetto in sì pericolosa battaglia, restorno sempre superati e prostrati. E quali si provorno mai maggiori pericoli che quelli della castitade? Quelli che ne riescono vittoriosi hanno per niente poi gli altri spaventosi assalti degli astuti e spirituali nemici. La fama della sua santità si spargerà in un attimo tra la gente dei paesi vicini. Lui cercherà sempre la solitudine, ma non negherà mai l'aiuto a chi soffre, neanche quando il caso è disperato e intrecciato. Si schernirà Pietro, mostrando la forza dell'umiltà. Sono 10 anni che mia figlia è prigioniera di un corpo malato, dolente e paralizzato. Sono 10 anni che la imbocchiamo, la laviamo. Viviamo immersi notte e giorno nelle sue urla. Vi prego, padre, voi potete miracolarla, guarirla. Voi potete alleviare me e tutta la famiglia dalle pene che viviamo. Ma io non posso. Io, piccolo uomo, peccatore, non posso, non sono capace di intercedere presso Dio. Prega, figliolo. Pregate tutti in famiglia. Intensificate le vostre preghiere e accettate il disegno del Signore. Ogni volta che potete pregare insieme, sarà più forte l'intenzione. Pregate nel disagio, in mezzo alle urla. Pregate e non smettete mai. Pregate e sciogliete i nodi che solo voi, in famiglia, potete ammorbidire. Ammorbidire nel disagio, fino a lenire il buio del dolore. Tenete pulito il corpo e mantenete puliti la mente e il cuore. E accettate la tribolazione e sarà già perdono. Tu sei più giusto di me, dirà ancora Pietro a Riccardo. Non di meno va a mangiare e dopo pranzo torna da me. E quando tornerà, gli darà del pane da portare alla figlia, che guarirà in tutte le sue infermità.
al processo di canonizzazione, Riccardo sarà il testimone numero 111. Oh Signore, non mi abbandonare nei momenti più difficili, quando l'unica cura è il dolore. La tua croce sia il mio sostegno. Prepararsi a portare il compito divino in mezzo alla corruzione che conduce all'ignoranza, al dolore, alla guerra. Prepararsi ad affrontare una battaglia spirituale investendo il proprio fisico. Pietro sa che la carne è il domestico nemico dell'uomo e a lui necessita il pieno controllo su di essa perché non abbia il sopravvento sullo spirito. I flagelli ne fiaccheranno le richieste. I pochi cibi poveri e insipidi non le permetteranno di prevalere sull'intelletto e la ragione. Prepararsi nel corso di una lunga vita a sostenere giorni impossibili, instancabili quaresime dal perpetuo silenzio, dove l'attenzione della mente e del cuore è portata all'estremo per dare peso e forza alla preghiera. Dopo 3 anni di questa vita, Pietro, anche su sollecitazione della folla che lo segue, decide di prendere l'abito sacerdotale. Va a Roma, ha 24 anni compiuti, livello di istruzione adeguata e santità e castità già professate. È importante questo passaggio, avere il riconoscimento a Roma dell'essere suddiacono, diacono e sacerdote direttamente dalla Santa Sede. Servirà per confessare, dire messa, distribuire l'Eucarestia, fronteggiando le insidie e le malizie di coloro che lo disturberanno, come lui ben sa. E secondo questo discorso, Pietro si fece monaco nell'anno 1232. Partì dal monastero l'anno 1235. Si fece sacerdote circa l'anno 1238 e venne al Morrone il seguente 1239. Partirà alla volta della Maiella 5 anni dopo, nel 1244, portando con sé solo 2 compagni. Gli altri, tanti, riuniti in consorzi e collegi, li lascia sul Morrone, a Santa Maria, a San Giovanni e a Santa Croce. Sulla Maiella costruisce un piccolo oratorio e durante la messa si odono cori angelici e durante le preghiere quotidiane il suono di campane accompagna le orazioni. Testimoni raccontano di essere guariti all'ascolto di quel suono. Nel 1247 termina la costruzione dell'oratorio grande o chiesa di Santo Spirito a Maiella. Il 29 agosto dello stesso anno, giorno caro a Pietro in memoria della decollazione del Battista, accade una cosa eccezionale, difficile da credere, anche per i suoi compagni, come annota Pietro. Lui è lì, sveglio, e assiste e partecipa alla consacrazione del luogo da parte di beati e angeli che acclamano e cantano. Locus iste terribilis est, domus Dei est, e porta cieli, evocabitur aula spiritus sancti, locus iste ad eo factuis est, e irreprensibilis est. Pietro stesso cantava il tutto con essi loro,
Dopo questo venne Giovanni Evangelista in compagnia del diacono e suddiacono, ai quali, mentre celebravano messa, sopravvenne la maestà divina insieme con la Beatissima Vergine Madre e San Giovanni Battista con splendore immenso. Finita la messa, la stessa maestà divina diede la benedizione. Compita tutta la cerimonia, tre angeli andorno intorno la chiesa cantando «Quod factum est, consecratum est, testimonio angeli confirmatum est». Tutto questo, con molte altre cose narrate fin qua da noi, furono scritte dallo stesso Pietro e ritrovate nella sua intima e segreta cella, scritte di sua mano. È l'unico modo per salvare nostro figlio. L'ha detto anche il medico. Dobbiamo amputargli la gamba. Ma che vita avrà? E noi? Che vita avremo noi? Dovremo accudirlo ogni giorno. Come faremo a lavorare, a sostenerci? Sarà un reietto. Nessuno lo vorrà. Sarà solo un peso per noi. No. Non gli taglieremo la gamba, no. Ma se non gli taglieremo la gamba, lui morirà. È questo che vuoi? Ma almeno in cielo avrà una vita migliore. Guglielmo, cosa aspetti, Guglielmo? Alzati e vada fra Pietro. Ma come posso andarci? Io non riesco a muovermi. Alzati, Guglielmo, alzati e va. Anche nel corso del tempo si è voluto far passare Pietro per un povero ignorante, tanto da insinuare che a 50 anni non fosse ancora monaco. Essendo stato esposto a Papa Urbano IV da parte del rettore e frati dell'eremo di Santo Spirito di Magella, che non sono astretti ad osservanza d'ordine alcuno e desiderano professare l'ordine di San Benedetto, il breve del Papa, fatto nel primo di giugno del 1264, commette al Vescovo di Chieti di indurli e incorporarli nel detto ordine, poiché, sebbene San Pietro era professo del medesimo ordine, non aveva tuttavia autorità ad ammettere altro alla medesima professione. Onde la ricercò dalla sede apostolica e l'ottenne, e indi cominciò la sua riforma. Si prova tutto ciò con l'autorità del cardinale di San Giorgio, che ne tratta nella sua opera. Padre! Guglielmo, cosa fai? Ti mandare dell'eremita.
Devo andare da Fra Pietro. Sei impazzito. Sei malato. Non puoi andarci. Ho avuto un segno del Signore. Io potrò guarire. Ma che dici? È stato solo un sogno. Tu non puoi guarire. Non potrai più camminare. No, padre. Aiutatemi ad andare da lui. E se Fra Pietro non dovesse guarirti poi? Che faremo? Che faremo? Vi prego, non mi abbandonate. Io guarirò. Vi prego. Io guarirò. Ha circa 60 anni, quando nel 1273 si mette in cammino verso Lione per salvare le sue congregazioni. Papa Gregorio X, nel Concilio Generale di Lione, affronta urgenti riforme per tentare di pacificare la Chiesa, che vede crescere la sua confusione grazie anche al proliferare di nuovi ordini e consorzi religiosi. Ritiene quindi di dover esaminare bene ordini e congregazioni e vedere se rispondono ai sacri canoni. È ben cosa chiara che dal sommo pontefice Gregorio fu ricevuto e visto benignamente e anco accarezzato da tutti i padri del Santo Concilio, perché già era divulgata la fama della sua santità, e perciò non dovevano mancare principi e prelati che commendavano il nostro Pietro e approvavano la sua santa vita. Papa Gregorio X gli ordina di celebrare la messa e durante la vestizione avvengono due miracoli. La sua cocolla resta appesa ad un raggio di luce che entra dalla vetrata e i suoi modesti paramenti rimasti all'eremo gli vengono portati dagli angeli. Due miracoli coi quali la fama già divulgata della santità di Pietro fu confermata. E a tanto valse che mentre altri ordini di religiosi per pubblico decreto si disfacevano, questa nuova aggiunta e riforma dell'ordine benedettino fu stabilita e accresciuta con privilegi amplissimi e grazie singolari. A quanti uomini è data la possibilità di dimostrare con umiltà e purezza la presenza di Dio sulla terra? Quanti uomini restano puliti dopo una dimostrazione simile? E quell'autorità papale, dalla quale il giovane Pietro voleva la benedizione per l'avvio della vita eremitica, ora sì, lo conosce. È quella realtà dei prelati romani che lo ha visto ventenne scendere dai monti d'Abruzzo per studiare e diventare sacerdote, ora sa che lui, Pietro l'eremita, vive con gli angeli. Lasciami ai piedi della croce. Lasciami sulla tua croce. Lasciami portare la tua croce per aiutare chi soffre nella povertà e nella malattia. Nolite timere, non temete. Avvicinatevi. Lui è stato a voler venire. Io. Riuscirete a guarirlo? È Dio che guarisce quando l'anima è pronta ad accoglierlo. E l'anima di Guglielmo è matura. La vostra? La battaglia va combattuta ogni giorno e tutti devono affrontarla. Ogni uomo, dalla posizione in cui si trova, dal posto in cui si trova, deve scegliere il bene o il male. La maggior parte non lo sa, tuo figlio sì.
Lui ha scelto e ha risposto alla chiamata. Tuo figlio è pronto. E voi? La malattia è una prova per il malato e per la sua famiglia. Prendete questi 3 pezzi di pane e queste 9 ostie. Per 9 giorni darete al ragazzo un pezzo di pane ed un'ostia. Non io, voi dovrete prendervi cura di vostro figlio. Voi dovrete pregarvi il Signore. Lavami, Signore, e sarò più bianco della neve. Fammi sentire la gioia e la felicità. Distogli il tuo volto dai miei peccati. Cancella le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me un retto spirito. Non allontanarmi dalla tua presenza e non mi sottrarre il tuo santo spirito. Allontanami da tutto ciò che è malvagio ed impuro. Purificami con l'acqua e con il fuoco, con la terra e con gli alberi, con l'uomo e la donna leale, con la luna, il sole e le stelle, e la luce infinita e tutte le buone cose create da te, la cui somma è la santa legge. Amen. Chiede un cambiamento nella vita di ognuno. Chiede il rispetto delle responsabilità, ma la guarigione è per tutti. Placido de Morreis, converso, è con Pietro a Roma, nella chiesa di San Pietro a Montorio, quando improvvisamente muore. I confratelli lo vogliono seppellire, ma Pietro dice di attendere. Resta vicino al defunto, prega, lo benedice col segno della croce, lo chiama e Placido torna in vita, come torna in vita il capofamiglia di una casa che lo ospita per una notte, come torna in vita l'operaio che lavora alla fabbrica della chiesa di Santo Spirito a Maiella, come torna in vita il giovane uomo che muore mentre sta cercando l'acqua tra le rocce che portano all'eremo di San Bartolomeo. Pietro andò colà dove era il morto e vedendolo così maltrattato pianse con molte lagrime ed avvicinandosi pigliò il capo del morto e distesa la mano destra sopra la piaga 3 volte fecegli il segno della Santa Croce con l'invocazione dell'onnipotente virtù della Santissima Trinità. Cosa di meraviglia! In un subito, quegli che era morto saltò in piedi
sano e allegro, e in testimonianza del miracolo gli restò, e si vedeva in fronte per alcuni giorni la piaga e cicatrice della ferita. Tutto ciò si trova nei manoscritti antichi e altri già da me altre volte visti. Nolite timere, lasciate i fardelli di dolore e vivete la vita che vi è stata donata. Ricordate, nolite timere. Grazie. Non sarà mai né la difficoltà della strada, né l'asprezza del monte, né i disagi delle stagioni a fermare l'immensa e costante folla che, come fiume silente, si muove tra rocce e alberi per raggiungere l'eremo dell'Orfento. Vedendo che nulla tiene più lontano coloro che sentono il bisogno di curare il corpo e lo spirito, Pietro decide che è ora di lasciare l'intima e remota solitudine dell'Orfento e tornare al Morrone, dove sta procedendo la fabbrica del monastero di Santo Spirito, dove sposterà il capo dell'ordine e dove su a Sant'Onofrio è quasi conclusa la costruzione della cella. L'angustissima cella, con solo una piccola finestra e l'altare, identica a quella che lo ospiterà negli ultimi mesi di vita a Fumone. Sparsasi la fama del ritorno che faceva il santo nel Monte Morrone, era aspettato con grandissimo desiderio da tutti. È l'inizio di giugno 1293. Tutto è pronto per la grande messa del 5 giugno, celebrazione emozionante, raccontata da tanti testimoni al processo, perché costellata da tantissime guarigioni. Al termine della grande messa, quindi, Pietro convoca il capitolo generale di tutte le sue congregazioni. L'ordine dei religiosi, che si diceva allora volgarmente l'ordine di Fra Pietro, ogni giorno più si andava accrescendo,
essendosi già fino allora fatti 35 luoghi nei quali facevano vita regolare 600 e più monaci. Sposta il capo dell'ordine da Santo Spirito a Maiella a Santo Spirito del Morrone. Nomina i nuovi abbati, assegna loro i compiti, li esorta all'osservanza della disciplina, alla carità, a tutte quelle virtù che devono avere i buoni religiosi. Assegna tutti nei diversi luoghi e si chiude, come in carcere, nella piccola cella. Nel processo di canonizzazione, tanti testimonieranno sulla sua capacità di profetizzare. Pietro, che sa leggere nelle pieghe del futuro, nel domani di ogni uomo. Pietro che dirà al cardinale Gaetani: «Sarai tu il mio successore». Lui, che sa vedere nell'avvenire dei secoli nei secoli della Chiesa. Tutti dicono che egli, rinchiuso in quella cella, si diede a fare una vita molto più aspra di quello che mai avesse fatto in tutta la sua vita. Si legge, e lo riferì maestro Nicolò di Berardo, testimone numero 56, che vi andorno nello stesso luogo a visitare il santo re Carlo II di Napoli e suo figliuolo Carlo Martello, re d'Ungheria, e molti altri nobili, magnati e principi. La fama della santità di Pietro era sparsa volando non solo per tutta Italia, ma anche per tutta Europa e per tutto il mondo, e perciò aveva per devoti e amici e regi e principi e prelati e cardinali. Pietro porta incondizionata e sincera amicizia a tanti re e principi, magari in guerra tra di loro, a nobili che vanno a trovarlo e sono esortati a pregare per la propria anima e per i propri doveri. Fratello, è Pietro che cerco. Ho bisogno di frate Pietro. Che posso fare perché mi dedichi un incantesimo per i miei malanni? Attento, non parlare di incantesimi in questo luogo santo. Una vita dissoluta non consuma soltanto il corpo, caro padre Giacomo. Non volesti venire da me quando ci vedevi e ti avevo chiamato? E vieni solo ora che non vedi più. Fratello Pietro... Perché ti rivolgi a me? Perché ti hanno parlato delle guarigioni per le quali ho pregato? Perché sai che insegno il perdono e non ti dirò di no? Dove sono i tanti dottori e rimedi che hai cercato in tutti questi anni? Credi davvero che possa bastare un unguento per guarire una piaga che non appartiene soltanto al corpo? Non sempre si può arrivare al miracolo se manca un cambiamento vero e reale del proprio cuore. L'abito che indossi richiede una responsabilità maggiore, un'attenzione vera ai propri pensieri e alle azioni che ne scaturiscono. Non hai voluto distinguere la luce da ciò che luce non è, ed hai permesso le illusioni del mondo di spadroneggiare nella tua anima. Non lo sai forse che la vita ci permette di raccogliere sempre e soltanto ciò che seminiamo? E tu hai osservato veramente ciò che hai raccolto, padre Giacomo? Hai visto i semi piantati nella tua vita? Oggi forse è tempo di guardarsi dentro.
Da un'esigenza personale, come quella di applicare la regola di San Benedetto in maniera severa, esplode, non solo in Pietro, ma in tanti uomini del tempo, la necessità di una vita di ricerca estrema che avvicina a Dio in maniera sublime. E quando arriviamo al 1293, mentre le congregazioni benedettine di Fra Pietro sono in espansione, la Chiesa, in tutto il mondo, sta attraversando uno dei periodi più difficili e bui. Lotte fra fazioni potenti, tra nobili prelati raccomandati e senza scrupoli, ovunque tumulti e guerre civili. E dopo la morte di Papa Niccolò IV, il 4 aprile del 1292, le chiese di periferia vivranno momenti di abbandono. A Roma, i 12 cardinali rimasti in vita continueranno risse e contese senza tregua. La battaglia tra gli Orsini e Colonna è all'apice quando a Roma arriva anche la peste, e coincidendo questo con la morte di uno dei 12 cardinali, si assiste alla fuga da parte dei restanti 11, che per tanti mesi vivranno divisi. Giorni di sangue, tra battaglie e guerre fratricide, lo scisma più volte sfiorato tra il 1292 e il 1293. Lunedì 5 luglio 1294, 2 anni e 3 mesi dopo la morte di Niccolò IV, si riuniscono in concistoro a Perugia 9 degli 11 cardinali. La ragione non è l'elezione del Papa, ma l'onorare la prematura scomparsa del giovane fratello del cardinale Orsini. È la scusa per parlare tra di loro con rara morbidezza e per esaminare l'inutilità degli atteggiamenti ostili, quando il fine ultimo di ogni uomo è il dover affrontare la morte. Il cardinale Giovanni Buccamazio di Tuscolo esprime con veemenza i suoi ragionamenti e apre all'approfondimento del cardinale latino Malabranca, che con passione riporta quella che definisce una confidenza fatta al re Carlo da un santuomo suo caro amico. Dio in questo tempo ha mostrato in visione e rivelato ad un uomo, il quale vive conforme alla legge di Dio, che se noi non ci affrettiamo in fare a creare il sommo pontefice, l'ira e il sdegno di Dio gravemente si sfogherà contro di noi. Re Carlo e il cardinale conoscono bene Fra Pietro. Malabranca gli è molto legato da tantissimo tempo e da sempre sostiene le sue congregazioni con buone elemosine. Si sa che durante i tanti mesi di vacanza episcopale, Pietro scrive una lettera al cardinale Malabranca e gli racconta della visione avuta durante la preghiera e lo esorta
a non aver paura della grandezza ed eminenza cardinalizia e a trattare i cardinali come fratelli, per avvisarli che è tempo di chiudere il lavoro. È la stessa visione di cui parla Re Carlo. A questa relazione, risvegliatisi e attenti i padri, si cominciò nel concistoro loro far longo discorso intorno agli stesso Fra Pietro, narrandosi delle cose grandi della vita beata di lui. Trattano anco se il medesimo Pietro sarebbe degno dell'onore del papato, e va ragionando tra di loro diversamente. Il cardinale Latino è attento ad ogni sfumatura e, non volendo perdere l'occasione, si alza in piedi, si segna con la croce e dice: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Ego, frater Ioannes, Latinus Ostiensis Episcopus, eligio, fratrem Petrum de Murrone, ordinis sancti benedicti, in Romana et universalis ecclesia, episcopum et pastorem». Si chiedono i voti degli altri cardinali presenti, e subito votano favorevolmente Giovanni Buccamazio, Matteo d'Acquasparta, Ugone Alverno, Benedetto Caetani, Gerardo Bianchi. Si rintraccia Napoleone Orsini lontano dal concistoro per lutto, il quale, sentendo che ci si sta avviando ad avere un buon numero di voti per eleggere un papa lontano dai giochi delle potentissime fazioni, dà voto positivo. Giacomo e Pietro Colonna prendono ancora tempo, con la scusa di andare a sentire il giudizio del cardinale Pietro Petrogrosso in ospizio, il quale con grande giubilo dà il suo voto favorevole. Si dichiara positivamente anche Matteo Rosso Orsini, che è rimasto a guardare l'evolversi degli eventi e dà il suo ottavo voto. È fatta. Anche i due Colonna si adeguano. E con la totalità dei consensi, Pietro del Morrone, eremita dell'ordine di San Benedetto, è eletto papa. Gaudete, justi in nomino. Spiritus, mente tuorum visita, imple superna gratia, che tu creasti pectora, qui digeris paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus dignis caritas, e spiritalis unctio, accende lume sensibus, et Grazie.
ancora vedi i miei occhi, vero? E hai guardato anche nei tuoi. Ora sei pronto. Ora che il tuo cuore è schiuso e lavato da ogni colpa, il perdono è compiuto e Dio ha operato in te. Sii in ogni momento della tua vita un servo fedele di Dio e non raccontare a nessuno ciò che è avvenuto. Allora si vide farsi allegrezza e tripudi grandissimi nel popolo, vedendosi posto fine a tanti mali e tante contese. E mentre altri si vanno congratulando insieme, altri si maravigliano che sia stato eletto senza esempio antico un romito non conosciuto, e vanno cercando in questo sant'uomo eletto chi egli sia, dove sia, chi lo conosca, chi ne sappia dar contezza. Compita l'elezione, i padri ne fecero fare fede e processo autentico, sottoscritto da ciascun di loro di propria mano e sigillato con i suoi sigilli pendenti con filo bianco in cera rossa per mandarlo al santo eletto Papa. Dopo fatta l'elezione, cominciarono subito i cardinali di nuovo contendere e lasciare la pace e la concordia nella quale erano venuti. Dal che si vide che erano venuti non per rispetti umani, ma ispirati da Dio, veramente. I cardinali non partono per Sulmona, mandano 5 delegati. Partono invece il re Carlo e il figlio Carlo Martello e di sua spontanea volontà e calcolo il cardinale Pietro Colonna. Chiuso nella sua cella sul Morrone, Pietro sa e già si duole di dover lasciare il suo mondo per la chiamata della Chiesa. La sua è una reazione quasi violenta. Si dispera, cerca di fuggire. Lui che ha lottato per vivere da eremita, ora sarà buttato in pasto al mondo. Ma sa anche che questo è il momento per cui è venuto al mondo. Questo è il suo compito. Prende il decreto di elezione, le lettere che gli hanno mandato i cardinali. Padre nostro, che sei nei cieli. Mette tutto sull'altare della cella e prega. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Perché tu hai il regno, la potenza e la gloria per l'eternità. Amen. Quando si solleva, sono chiare e profetiche le sue parole. Accetto il supremo grado del papato. Consento ai voti e all'elezione con la quale i cardinali mi hanno eletto e chiamato alla suprema altezza apostolica. E primieramente col mio consenso la confermo e rendo compita e perfetta,
sottometto prontamente il collo a sì grave giogo, confidandomi nell'aiuto di Dio, il giudizio del quale io benissimo giustamente pavento. Pietro sa che durerà poco l'incontro della sua vita col papato. Sa che Bonifacio VIII, eletto papa dopo la sua rinuncia, lo terrà segregato in una cella costruita appositamente nel castello di Fumone, su disegno di quella a Sant'Onofrio. Temo tuttavia il caso di Santa Chiesa, perché veggo i fratelli, cioè i cardinali, molto impacciati e in molti. E se io... Ecco Pietro delle profezie, l'uomo che legge pagine del tempo, colui che non si sottrae al compito divino. E se io, per mia quiete e comodo, abbandono e fuggo la sede apostolica, di nuovo veggo il pericolo e le miserie dello stato della cristianità e di Santa Chiesa. Accorrono tutti i grandi del momento, ma il nuovo papa non si fida se non di Re Carlo e dei laici che conosce direttamente come dotti e prudenti. Ai cardinali che gli scrivono e gli dicono di aspettarlo a Perugia, risponde che anche per lui fa caldo e anche lui ha l'età. Si incontreranno all'Aquila. Anche se il collegio dei cardinali ufficialmente non si muove, all'Aquila si ritrovano tre cardinali, perché oltre a Pietro Colonna arrivano anche Ugone e Napoleone. Si possono consegnare quindi le insegne e gli ornamenti papali. E Pietro del Morrone stabilisce per la sua incoronazione il nome Incelestino e come luogo la grande chiesa di Santa Maria di Collemaggio in L'Aquila e la data quella del 29 agosto. Era il 1247, 29 agosto, giorno della decollazione di Giovanni Battista, quando un corteo di angeli e beati consacrò la chiesa di Santo Spirito a Maiella. Pietro non poteva scegliere altra data per consacrare se stesso come nuovo papa. Pietro non poteva scegliere altro luogo se non la sua chiesa dell'Aquila. Memore di quel momento vissuto a Santo Spirito, ora che è riconosciuto capo della Chiesa di Cristo, può e deve lasciare all'umanità la speranza di un mondo nuovo, dove l'uomo, attuando un cambiamento, mette il piede sulla via del perdono e della luce. Arriva fino ai nostri giorni la grande festa della perdonanza aquilana. Sono tanti coloro che partecipano al corteo storico della bolla di Papa Celestino V. Tanti coloro che vogliono passare la Porta Santa in cerca di quella pace che non c'è. Tengo ancora due manoscritti antichissimi, nei quali è descritta la vita del santo assai minutamente. Li studierò. Continuerò a studiare, sapendo che la storia del passato viene sempre alterata nel futuro. A me basti accennare che nelle cose riportate sulla vita di Pietro non vi ho apposto altro che l'ordine, la certezza degli argomenti. Il resto sarà storia. Di Pietro del Morrone la storia ha cancellato tante delle sue parole, ma non i miracoli. Ha fatto dimenticare il bambino dai grandi contatti divini e il giovane monaco consapevole che diventa eremita appena ventenne,
facendoli soppiantare dal debole e anziano monaco fuori dal mondo e in preda a grande confusione. Ma anche nei giorni del papato, lì dove Pietro sembra confuso, confuso non è. Va veloce, sa che il tempo è poco, sa che dovrà scegliere uomini eccellenti di dottrina e bontà, sa che potrà cambiare abati con altri di fiducia, soprattutto nei luoghi importanti, come per il monastero di Monte Cassino. Sa che dovrà dare una sferzata spirituale, accettando con umiltà che i più lo credano sprovveduto e ignorante. Sa che più dell'esempio di una vita vissuta cercando il cielo non può dare ad una chiesa santa per la benedizione di Dio, ma corrotta per mano dell'uomo. Non importa, ora è il giorno della consacrazione. Lo renderà ancora più solenne con l'emanazione dell'indulgenza plenaria, rinnovabile ogni anno il 29 agosto nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio in L'Aquila, il primo giubileo della Chiesa Cattolica. Sa che lascerà un cuore incorrotto a testimoniare il suo passaggio terreno, che terminerà il 19 maggio 1296. Ora Pietro Celestino è pronto. Pietro Celestino sa sempre quello che deve fare e il compito della sua vita è assolto nel portare virtù e luce dove in nome di Cristo devono stare. La vita eterna non